calma. Ma te, non ti ho mai sentito così scatenato durante... No, perché mi sono rotto le scatole, no. Perché, ma scusa? Perché di sì. Perché io ho ascoltato Dragoni, che si è espresso bene, cioè con capacità anche di espressiva, che io apprezzo, perché sono un cultore. Però quello che voglio dire è che in questo momento qua, in questo momento storico, il problema numero uno è la guerra fra l'Occidente e la Russia, no? Allora, io non voglio schierarmi, anche se francamente mi sta più simpatica una parte in campo. Però non è pensabile che la Meloni in questo contesto, quando i suoi elettori, penso, ma minimalisticamente l'80% dei suoi elettori non voleva che si inviassero più armi a quel cocainomane di Zelensky, no? Cioè a quel pupazzo, no, no, perché è così, perché è dimostrato, l'ha detto lui stesso, che si divertiva, quello che aveva i conti nelle isole Cayman, milioni di dollari, ma sono affari suoi. Quando vedo la Meloni che ieri l'ha baciato, non si è disinfettata niente, l'ha baciato. Ecco, quando penso che i problemi che vengono in qualche modo esaltati dal giornalismo italiano sono quelli, cosa succederà del reddito di cittadinanza? A noi in questo momento qui del reddito di cittadinanza non ce ne frega una mazza. Il problema più grosso è che noi stiamo giocando con il fuoco. Quando ieri sento che Scanzi dice che l'unico Scanzi, quello che ha fregato il posto agli anziani per farsi lui il vaccino, ve lo ricorderete, uno dei primi vaccini in Italia, se l'è fatto Scanzi perché si cagava in braghe, perché aveva paura di prendere un virus che uccideva lo 0,1% delle persone, quasi tutte sopra gli 83 anni. Ecco, questo è Scanzi. Lui dice: l'unico sistema per risolvere i problemi in Ucraina è quello di la NATO faccia guerra alla Russia. Lui che andava con due FFP2 dal fruttivendolo parla di bombe atomiche come fossero mortaretti. Ma stiamo scherzando? Ma noi qui capiamo che quel Putin ha 6.500 testate nucleari? 6.500 testate nucleari? Se questo Putin è pazzo, che non sia già morto, dicono che era ammalato, pazzo, morto, aveva il cancro, aveva l'Alzheimer, tutto quanto. Ma se Putin ci rompe veramente i maroni, noi qui, Stella, l'altopiano di Asiago, ce lo dimentichiamo per 15.000 anni, per 15.000 anni. Ma comincia a buttare fuori il cancro. Mandi a casa Scanzi, manda a casa Lili Gruber. Ma che Scanzi, ma che... Ma Scanzi, ma Scanzi, ma Scanzi non c'entra niente. Ma Scanzi non c'entra niente. Chi gestisce l'Italia in questo momento è la signora Giorgia Meloni. Ecco, allora, chi governa questo paese in qualche modo è la Meloni. È che purtroppo la Meloni governa tanto quanto governava Draghi, tanto quanto governava Conte, tanto quanto governava Letta. Cioè? Noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America. Quello non c'è e dubbio. Come colonia, come servi, abbassiamo non sempre la testa. Stella, noi... Voi avete votato la Meloni perché la Meloni desse un colpo di coda a questo servilismo italiano. Non lo sta facendo e non lo farà mai. La donna è molto più preparata dell'uomo.